Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione parliamo di un nuovo complemento, il complemento partitivo. Partiamo dalla definizione. Il complemento partitivo indica il tutto di cui si considera solo una parte espressa dalla parola che lo regge. Allora, facciamo un esempio. Se dico tre di noi parlano bene l'inglese, ecco che di noi indica il tutto, quindi è il complemento partitivo, mentre il termine tre indica una parte. Il complemento partitivo risponde alle domande tra chi, tra che cosa, ed è introdotto dalle preposizioni di, semplice oppure articolata, oppure anche dalla preposizione tra e fra. Può dipendere da un nome che indica una quantità, quindi ad esempio in una frase del tipo la maggior parte dei soldati è rimasta ferita. Ecco che in questo caso dei soldati è il complemento partitivo e la maggior parte è il famoso nome indicante quantità da cui dipende. Oppure può dipendere da un numerale, ad esempio in una frase di questo genere, 5 dei presenti hanno votato contro. Quindi dei presenti è il mio partitivo e il termine 5 è appunto il numerale che lo introduce. O ancora può dipendere da un aggettivo di grado superlativo relativo, ad esempio se dico Giulia è la più simpatica tra le tue amiche. Tra le tue amiche è il partitivo. E la più simpatica è l'aggettivo di grado superlativo relativo da cui è introdotto. Poi può dipendere da un pronome indefinito, ad esempio se dico nessuno tra gli ospiti ha ballato, tra gli ospiti è il partitivo e nessuno è il pronome indefinito che lo introduce. Oppure da un pronome interrogativo, chi di voi partirà? Di voi è il complemento partitivo e chi è il pronome interrogativo che lo introduce. Infine può essere introdotto da un avverbio di quantità, ad esempio in una frase di questo genere, mangio troppo di tutto. Di tutto è il mio complemento partitivo e il troppo è l'avverbio di quantità che lo introduce. Abbiamo infine la particella ne da tenere in considerazione, ossia il complemento partitivo può essere anche espresso da questa particella pronominale. Ad esempio, in una frase di questo genere. Mi hanno parlato di molti film, ma io ne ho visti solo alcuni. Quindi il ne significa di essi dei film e quindi appunto il complemento partitivo. Ecco, un'ultima distinzione è opportuna fra il complemento partitivo, il soggetto partitivo o il complemento oggetto partitivo. Quindi vediamo qualche esempio che ci aiuta a distinguere questi tre casi che in apparenza possono assomigliarsi, ma da un punto di vista dell'analisi logica vanno distinti bene. Allora, prendiamo, una frase. Uno degli alunni scriveva. Allora, in questo caso degli alunni è il complemento partitivo, indica appunto il tutto di cui si considera solamente una parte che è espressa dal termine uno. Se però dico degli alunni scrivevano, allora in questo caso degli alunni è soggetto partitivo perché indica proprio le persone che compiono l'azione espressa dal predicato. Poi posso prendere un terzo esempio in cui dico la professoressa lodò degli alunni. Allora, in questo caso la professoressa è il soggetto e degli alunni è un complemento oggetto che è partitivo perché indica appunto sempre le persone su cui ricade direttamente l'azione compiuta dal soggetto, ma essendo preceduto dall'articolo partitivo degli, significa che la professoressa non loda tutti gli alunni, ma solamente alcuni di essi. E con questa lezione abbiamo finito, spero l'abbiate trovata utile e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!